Ti ringrazio Giorgio, grazie anche alla possibilità che mi hai dato di scoprire, guarda, proprio quelli che Grande. parlava Massimo, cioè Shell Food, Ce l'hai tutti, diet, sì, vitamina dai C. Switch, vitamina C, anzi, Roberta, la mia compagna, a volte mi prende in giro perché sono molto affezionato agli integratori, come se fossero delle cose. Ci tengo tanto perché quando realizzi veramente che un integratore, un prodotto ti fa stare così bene, guai, lo curo, lo spolvero, e così è, per me è veramente così, così importante. Aiutare gli altri è veramente una missione, e credo che insomma siamo nella stessa barca. Io per carità di Dio non sono un dottore, non sono, però quello che ho capito nella mia esperienza di vita è che facendo determinate scelte ottieni determinati risultati. E quindi ho capito che tante volte sono caduto, tante volte mi sono rialzato e tutte le volte che mi sono rialzato cerco di capire che cosa ho scelto per rialzarmi e quali sono state le scelte. E questo per me sta diventando veramente una missione per poterlo contribuire con gli altri. Io devo ringraziare, posso continuare a parlare, Giorgio? Certo, assolutamente. Hai i tuoi 10 minuti, tranquillo, quindi. Ok, allora, per prima cosa grazie Giorgio che mi dai questa possibilità di poter testimoniare di quanto è importante avere sei vicino a medical peer, cioè avere accanto delle persone che non solo hanno un grande cuore, ma che hanno una grande conoscenza e che dedicano la propria vita nell'aiutare gli altri. Io ho conosciuto te, Giorgio, e il tuo prodotto grazie a Massimo Spattini. Massimo, ci siamo incontrati un po' di anni fa, però siamo sempre rimasti in contatto. Lui dice sempre: sono le elezioni elettive di Hermes che ci hanno tenuto vicino. Allora, circa 10 mesi fa. Io diciamo che conducevo una vita, sono sempre stato sano, sempre stato, mi allenavo, io vengo dal pugilato, vengo dal bodybuilding. Quando mi allenavo in palestra, ero un ragazzino, guardavo le riviste di Massimo, che era già in copertina su quelle riviste più importanti. Quindi mi sono sempre allenato, ho sempre cercato di seguire una vita sana, ho fatto scelte che mi potessero aiutare a stare meglio fisicamente. Però è successo qualcosa 10 mesi fa. 10 mesi fa, come tutte le mattine, mi sono alzato e ero a Los Angeles, mi trovavo a Los Angeles. E quella mattina lì però c'è stato qualcosa di diverso. Come tutte le mattine mi alzo verso le 8, 8 e mezza e inizio la mia meditazione. Io faccio meditazione trascendentale ormai da 5 anni, ho 2 volte al giorno, ho circa 1300-1400 ore di meditazione. E abbiamo scoperto che la meditazione è un'ottima tecnica per abbassare lo stress, per aiutare il nostro corpo a produrre quelle sostanze chimiche meravigliose che ci fanno star bene, ci fanno stare in uno stato di serenità. Ebbene, quella mattina mi sono alzato, come tutte le mattine, per prendere una cosa. Quando sono ritornato sul letto per appoggiarmi alla spalliera, qualcosa è cambiato. In un attimo, perché è questo che succede nella vita. No, a volte la vita non ti dà dei preavvisi, forse te li dà e non riesci a notarli, ma succede che a volte i cambiamenti arrivano in un attimo. Quindi quello che è successo è semplicemente che la testa è iniziata a girarmi velocissimamente, il cuore galoppava come se fosse uno stallone impazzito e a quel punto avevo un senso di nausea e non riuscivo più a controllare il mio corpo. Mi sono spaventato molto quando la mano sinistra gli ho dato il segnale di andare a destra e la mano è andata a sinistra. Quello mi ha spaventato, non è mai successo per la prima volta, mai successo in vita mia. Quindi a quel punto è stato tutto una cosa, probabilmente sono stato circa 20 minuti, ma sono stati 20 minuti più lunghi della mia vita, sudavo freddo, ero davanti allo specchio in bagno e continuavo a dirmi dai Walter, dai che ce la fai, dai che ce la fai. Non sapevo che cos'era, non immaginavo che cosa fosse, sapevo semplicemente che facevo fatica a respirare. E che tutto girava troppo velocemente e che il cuore, no, picchiava troppo, troppo forte. Boom, 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 boom.
A quel punto sono riuscito a calmarmi, a fare un po' di yoga, le cose si sono calmate un po', insomma da lì sono andato in ospedale e quello che ho scoperto quando sono andato in ospedale, tra l'altro prima di andare in ospedale non ero neanche convinto perché credevo fosse di aver schiacciato il nervo vago. Ho detto probabilmente ho dormito male sull'aereo, ho schiacciato il nervo, non mi arriva abbastanza ossigeno al cervello, sicuramente c'è qualcosa di fisico, ma una pressione, un qualcosa che sicuramente muovendomi un po' di più, facendo attività, strecciandomi, riesco a riattivare questa circolazione, riesco a portare ossigeno al mio cervello. Quando sono andato in ospedale, la cosa che mi un pochettino mi preoccupava era il fatto che la mia parola non era compresa. Cioè, insomma, io no, sono un attore, ho fatto l'attore, quindi avevo queste filastrocche che dicevo per sciogliere la lingua, che era quando 33 trentini entrano a Trento, tutti e 33 trotterellando. Quello che veniva fuori era tentatè, tentinio, entrano attento tutti, tentatè, tornando. Cioè la mia lingua non riusciva a piegarsi e quindi era flat, si dice in inglese, era dritta. E questo non mi permetteva di poter dire le parole T bene. Quando sono andato in ospedale, ero al Cedars Sinai a Los Angeles, uno dei migliori ospedali americani, mi hanno preso, mi hanno messo e mi hanno detto guarda, facciamo una risonanza magnetica. E per controllare tutto, mi hanno fatto due test, io ero talmente sicuro, convinto, ho detto ok, tanto non è successo niente, cosa vuoi, sarà un nervo vago, io ho già detto ragazzi, guardate, lo so già che cos'è. Loro mi hanno detto, vai, facciamo i controlli. Ho detto sì, va bene, ma facciamo veloce perché devo andare in palestra. E ormai, quindi per me era tutto bene. Dopo che ho fatto la risonanza magnetica, fuori, il dottore, mi ricordo che è venuto da me, mi ha guardato dritto negli occhi e mi ha detto tu hai avuto due ictus. Ho detto scusa? Tu hai avuto due ictus. Io? Sì, hai avuto due ictus. E quindi puoi immaginare, no, lo shock che è stato. Come due ictus? A quel punto mi avevano detto che ho avuto due ictus al cervelletto, che mi aveva danneggiato un pochettino la coordinazione delle dita e un pochettino la lingua. Subito dopo, credo, dopo che sono uscito fuori, ho mandato un messaggio a Massimo. Ho detto, vada Massimo, che tra l'altro Massimo mi aveva fatto il test del cortisolo, famoso cortisolo, il test dello stress, una settimana prima, e aveva visto che ero particolarmente stressato. Lui mi ha detto, comunque... Ma lo sai che c'è gente? A quel punto è successo che lui mi ha detto, ascolta, in questo momento qua è importante che tu prendi questo prodotto, il Cell Food, che in America ovviamente c'è, perché fai arrivare ossigeno al cervello. A quel punto sono andato a prenderlo e ho comprato tutte le scatolette che c'erano e ho iniziato a prendere il Cell Food. Ora c'erano due giorni e poi sarei ritornato in Italia, avrei preso l'aereo e ritornato in Italia, cose che non si fanno in quei casi, ma non volevo stare in America, volevo tornare in Italia. Però mi sono accorto subito dopo che ho preso questo prodotto, il Cell Food, che ero più lucido. Cioè, malgrado avessi avuto quello che ho avuto e dovevo organizzare una serie di cose, portare la macchina indietro del a noleggio o altre cose, organizzare quindi il rientro, ero molto più lucido, ero veramente molto più lucido e questa cosa mi aveva colpito molto. Quando sono arrivato in Italia, sono andato all'ospedale, hanno visto che le ictus erano stati causati dal forame perviovale, cioè un ombrellino, un forame al cuore, mi hanno messo un ombrellino e da lì poi piano piano c'è stato il recupero e grazie a Dio adesso sto molto bene. Da allora io ho continuato ovviamente a prendere il Cell Food perché guai chi me lo toglie, ovunque vado, in giro per il mondo, mi porto sempre dietro il mio Cell Food, anzi, se ti ricordi Giorgio, ero in America, avevo finito il Cell Food, era proprio iniziato il problema del coronavirus, dove posso andare a prendere?
No, volevo dire una cosa, scusa Walter, volevo dire, no, perché sai, c'è sempre qualcuno che la pensa, pensa sempre, innanzitutto questo è un congresso che abbiamo organizzato noi, poi dicono no perché siete troppo sponsorizzati, non è una questione di sponsorizzare, tu no, non è che prendi, assumi Self-Food e hai voluto dare la tua testimonianza, no? Allora voglio che questo sia chiaro, perché le persone forse non sanno com'è la questione. Allora, se voi a queste persone che dicono sponsorizzazione o sponsorizzazione, venite a guardare i miei social. Nei miei social io mi sono ritirato dalla televisione italiana, ok? Mi sono ritirato perché per me non era più importante, capivo che stare nella televisione italiana non ha più un senso per me, perché voglio servire le persone in un'altra maniera. Quindi ho capito e ho deciso che attraverso solamente i social per ora, attraverso Instagram, Facebook, TikTok, voglio arrivare alle persone e comunicare alle persone. Io prendo Self-Food perché voglio portare questa testimonianza per dire è successo questa cosa, tramite Massimo ho conosciuto Giorgio, ho capito quello del Self-Food già da prima e questa cosa mi ha permesso di poter stare veramente bene. Da allora non solo lo prendo io, ma lo prendono i miei figli, lo prendono tutti quanti. E questo non lo dico per fare sponsorizzazione a questo prodotto. Lo dico perché esattamente come nei social, ogni cosa che dico, lo dico perché l'ho provata, che sia un'esperienza di vita, che sia qualunque cosa, e la condivido. E io credo che questo sia la cosa importante dei personaggi, tra virgolette, famosi, che è quello di condividere una grossa responsabilità, di che noi quando parliamo abbiamo un'influenza. Non perché siamo speciali, ci sono persone là fuori che sono speciali e non sono famose, ma siamo semplicemente il fatto che abbiamo delle persone che ci guardano. Io dopo 25 anni di televisione italiana la so che le persone mi guardano, quindi per me è una responsabilità quello che parlo. Quindi quando io dico qualcosa deve servire qualcosa alle persone che è dall'altra parte per stare meglio mentalmente, fisicamente, spiritualmente, e questa è una mia responsabilità. Ora, dall'altra parte ci può essere una persona che dice sì, mi interessa o non interessa, le persone sono libere, però è mia responsabilità parlare di cose che per me sono importanti. Ho chiesto a Giorgio io la testimonianza, io ho chiamato Giorgio, quando sono 5 mesi fa, abbiamo fatto una chiacchierata al telefono, ho detto Giorgio, questo prodotto ha fatto veramente tanto per me, come ti posso aiutare? Voglio aiutare non solo te, voglio aiutare te affinché possa arrivare a più persone là fuori e possa essere. Pensate, io questo Giorgio non te l'ho detto, perché volevo organizzare una cosa, poi mi hanno bloccato. E quello che volevo fare è comprare tanti di questi qua e andare là fuori e darlo alle persone che in questo momento stanno passando un momento difficile, che non hanno un sistema immunitario alto, ce l'hanno basso e vogliono migliorare. Ripeto, sai Giorgio, io ho imparato una cosa dopo 25 anni, se le persone vogliono vedere il mare lo vedranno in qualunque maniera. Sai, io dico sempre una cosa, e perdonami, questo mi prendo la responsabilità di questo: Gesù Cristo fu messo in croce dagli suoi stessi pari, e con questo ho detto tutto. Quindi io voglio dire una cosa: noi abbiamo parole, abbiamo la parola e abbiamo le orecchie, siamo liberi, no? Voltaire dice: non sono d'accordo con quello che tu dici, ma darei la vita affinché tu possa continuare a dirlo. Quindi dobbiamo parlare, le persone debbono essere libere di esprimere, le persone devono essere libere di ascoltare. Poi c'è chi non vuole ascoltare e chi vuole ascoltare. Quello che ho imparato veramente e quello che ho iniziato questo discorso è le scelte che noi facciamo. Questo Bravo. È il termine della nostra vita. Le scelte. Scelte di Bravo. Quello che pensiamo, di quello che ascoltiamo, di quello che mangiamo. Le scelte ogni giorno determinano i risultati. E questa è una legge naturale. E i semi che butti raccogli domani. E questo non lo insegno io, lo insegna la legge. Lo insegna l'universo, lo insegna la natura. Se tu butti i semi della fragola, domani raccogli i frutti di fragola. Ma se tu butti i semi del veleno, domani, mi dispiace, raccogli il veleno. E non è colpa di quello, di quello, di quello. Colpa mia che l'ho buttati. È esattamente quello che io che raccolgo. Cioè, se io voglio vedere il male in una cosa che non c'è, evidentemente butto un seme che raccoglierò qualcos'altro domani. Quindi, questo, io ripeto ancora una volta, Giorgio, questa è stata una mia, lo sappiamo perché la telefonata c'eravamo io e te qualche mese fa. Come ti posso aiutare per poter aiutare le persone là fuori? Io lo sto facendo, grazie. L'hai detto tu, ho avuto una trasformazione. No, ma no, è grazie a te che mi dai a me la possibilità di farlo.
ho avuto questa trasformazione per poter aiutare. Non voglio più stare in televisione, perché stare in televisione per me, io dico, come posso aiutare le persone se continuo a fare il pagliaccio in televisione? Come posso aiutare? L'ho fatto per 25 anni, è andata bene, va bene, ma adesso a 50 anni, se continuo a fare le stesse cose che facevo a 30 anni, c'è un problema. Dicevo, ti ho visto anche fare tantissimo percorso di crescita e sviluppo personale in questo periodo, di tanti corsi che hai fatto, questo è importantissimo. Eh sì, e continuo, guarda, io l'altro giorno ne parlavo con una persona. Io sono aperto, dico le cose semplicemente come sono. Da quando mi sono ritirato, ovviamente io non guadagno più, nel senso che se la televisione era il mio introito e le serate erano il mio introito, togliendo quelle cose non ho più introito. Malgrado questo, io investo ogni anno, quest'anno ho investito 30.000 euro, e non sono una persona ricca, Giorgio, 30.000 euro per la mia crescita personale. Perché? Perché ho capito una cosa, e l'avessi capita quando avevo 20 anni. Ecco perché io ai giovani continuo a dire: ragazzi, non perdete 30 anni come ho fatto io. Se io sono di più, io ho di più. Ripeto, se io divento di più, io ho di più. E molto spesso là fuori non si investe sulla crescita personale, non si investe su quello, sul fatto di scoprire veramente il grande potenziale che c'è dentro di noi. Ecco perché ho iniziato con Tony Robbins, sono diventato il signor Lee di Tony Robbins, con Richard Bandler. Quando è successo questo patatrack del coronavirus, io ero in Florida, ero partito prima che chiudessero tutto quanto, ed eravamo lì. Abbiamo ancora un minuto, Walter, che poi dobbiamo passare la parola. Quindi la crescita personale è così importante, perché ecco perché prendo appunti. Io sono qui per testimoniare, ho preso tutti appunti e non me l'aspettavo, perché c'è sempre un'occasione per imparare qualcosa, e quando tu impari qualcosa tu diventi di più, e se diventi di più poi ottieni di più. Questa è una legge universale che regola è per tutti quanti. Grazie, Walter.